Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci in un nuovo spazio che abbiamo voluto creare su questo canale. Intanto lei è Francesca. Ciao a tutti. E vogliamo fare uno spazio dedicato ai duetti. Che cosa significa? Che in tutti i duetti, che siano tra maschio e maschietto e femminuccia, o tra due uomini o due donne, non si distinguono sempre che cosa fa una voce e che cosa fa un'altra voce, e quindi noi vogliamo aiutarvi a estrapolare ogni voce e dirvi che cosa fa la donna, ad esempio, e che cosa fa l'uomo. E abbiamo deciso di cominciare questa playlist con una canzone molto bella di Herman Mehta ed Elisa che si chiama Piccola Anima. Piccola Anima. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora prima di andare avanti con questo video io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per le notifiche dei nuovi video in uscita. Bene, allora ragazzi, questa canzone comincia con Herman Mehta che canta tutta la prima parte, compreso sia la strofa che il ritornello, poi c'è la parte di Elisa dove inizia la strofa e la prima volta che si sente una controvoce è Elisa che fa la controvoce alla sua voce stessa, però noi vi vogliamo far sentire che cosa fa prima, quindi la parte principale è questa. Quell'uomo infame non ti ha mai capito, sai che a respirare non si fa fatica. Ok, questa è la prima parte e qui se fate caso c'è una controvoce che fa così. Quell'uomo infame non ti ha mai capito, sai che a respirare non si fa fatica. E poi continua. È l'amore che ti tiene in vita. Ok, quindi Elisa va un'ottava sopra rispetto a Herman Mehta che fa questa parte. È l'amore che ti tiene in vita. Ok, bene, io guardo da questa parte perché qui ho il testo e quindi non vorrei sbagliarmi. Ora, andando avanti c'è il ritornello dove tutti conosciamo quello che voglio io da te, è la parte principale, quella che canta Herman Mehta, mentre la parte di Elisa ve la fa sentire Francesca. Quindi la parte principale è questa. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno come e perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Lui fa così, vediamo la parte di Elisa. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Ok, benissimo. Allora vediamo le due voci insieme, qual è l'effetto? Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Adesso viene una parte dove sappiamo bene che Herman Mehta fa così. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Questa è la parte di Herman Mehta. Elisa fa una controvoce che è questa qui. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò
nemmeno una. Quello che voglio io da te. Ok, questo è quello che succede quando le voci si sdoppiano. Vediamo anche qui l'effetto delle due voci. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Quindi c'è l'ultimo ritornello dove ci sono ancora le due voci e Herman fa sempre quello che voglio io da te, non lo so spiegare, ma se tu vai via porti i miei sogni con te. Mentre Elisa fa questo. Quello che voglio io da te, non lo so spiegare. Bene, vediamo anche questa, l'effetto delle due voci. Quello che voglio io da te, non lo so spiegare, ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. E poi mi sa che qui Elisa non fa più niente. C'è solo il finale. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Conclude Herman Meta e Elisa non fa più nessuna controvoce. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, quando cantate esercitatevi a stare ognuno nella propria strada, in modo da non farvi influenzare. Ci vuole un po' di esercizio, ma piano piano ci si riesce, perché spesso magari si può andare a iniziare quello che voglio, andare nella zona della traccia principale ad esempio. Quindi vi dovete un attimo isolare, però fatelo spesso e vedrete che riuscirete. Poi se avete dei duetti che vi piacciono, scrivetelo nei commenti e noi piano piano vedremo di accontentare tutti quanti voi. Bene, grazie Francesca per questo aiuto che ci hai dato, preziosissimo direi, perché è difficile trovare, sai, dove ti spiegano proprio le due voci come fanno, quindi noi credo che faremo felici tante persone e noi ogni settimana pubblicheremo un duetto dove ci sarà, adesso c'è Francesca, poi ci saranno anche altre ragazze e ragazzi in base alle canzoni che faremo, ok? Grazie Francesca ancora e ci grazie vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao.